Ragazzi, benvenuti a tutti. Oggi nuovo video sulla sostituzione delle candelette su Giulietta. Allora, operazione molto semplice. Semplice perché ha manualità e semplice perché ha l'attrezzatura. Quindi procediamo a rimuovere il coperchio motore. Faldale, chiamiamolo faldale superiore. Ok. Allora, le candelette sono ubicate qua, 1, 2, 3 e 4. Allora, per rimuovere le pipette è semplicissimo, io mi aiuto con un cacciavite a taglio. Allora, io vorrei posizionare, questo perché mi dimentico sempre di portarmi il Gorilla Pod, dove vi posso mettere? Vediamo un po', vediamo qui, no, o sì, o no, come ci vedete, ok. Allora ragazzi, sulla pipetta c'è una tacca, una specie di scasso, voi mettete il cacciavite dentro quello scasso, e ora poi vi faccio vedere una volta esco la pipetta, fate leva piano piano e lei viene fuori così. La famosa tacca è questa qua, naturalmente fatelo piano perché se forzate troppo si rompe. Ok, passiamo all'altra, eccola qua. Allora io dico sempre di prendere la torcia. Mettiamo questo fuori. Perfetto. Un attimino. La luce. Oh, oh, oh. A posto. Ci siete? Ok. Allora. Questo modo fino ad individuare la tacca. Settate. Ok, fuori anche quest'altra. Non c'è pericolo di invertire le pipette perché i fili hanno la lunghezza giusta, non sono né troppo lunghi né troppo corti, però non vi potete sbagliare perché tutte le pipette sono state staccate. Ora, siccome la filettatura, la zona della filettatura dove si va a avvitare la candeletta potrebbe essere ossidata e quindi potrebbe contenere un po' di ossido, noi andiamo a spruzzare un po' di WD-40. Questo vi salva la vita. Naturalmente non faccio pubblicità, cioè nel senso la faccio, ma non vengo pagato e niente, quindi, però lo utilizzo sempre io. È sempre cosa buona. Naturalmente vi do con la torcia, indirizzate la cannuccia direttamente sulla candeletta in questo modo. State attenti perché se sono troppo dure lasciate agire il WD-40 e magari ci riprovate dopo un'oretta, il tempo che agisce il prodotto. Allora, per smontare le candelette occorre un bussolotto specifico, in questo caso da 9, lungo, da mezzo pollice, da 3 ottavi, insomma l'importante è che è da 9 e lungo, perché come potete ben vedere la prende con molta facilità. Invece, ora vi faccio vedere la differenza con uno corto, un attimino. Allora, ecco, l'ho preso. Quello corto, questo qui, non arriva nemmeno, cioè di prendere l'esagono lo prende, ma una volta che voi mettete la prolunga o la chiave a cricchetto,
non lo pesca più, quindi c'è bisogno per forza del bussolotto lungo. Allora questo lo posiamo, prendiamo le riduzioni da prodotto. Prolunga e tutto. Allora ragazzi, cominciamo con l'ultima, quindi con il quarto cilindro, perché si conta dalla distribuzione in poi, quindi primo, secondo, terzo e quarto, naturalmente con l'ordine di anti-orario, a svitare con molta facilità. La prima è andata, proviamo la seconda. È andata anche la seconda. Ok, non sono strette a molto, anche nella fase di rimontaggio non vanno strette a molto. Naturalmente ragazzi, non li levate tutte in una volta, fate una candeletta alla volta. Ok, staccate il prolunghino e svitatele a mano. Allora, io le ho prese originali, ma ci sono anche Bosch, ma queste sono Bosch. Vedete qua, Bosch. Questo è il codice di cambio, non so se si vede. Ok. Io le ho prese su eBay, non vi nascondo dove prendo il materiale, alcune volte, da un rivenditore. 35 euro tutte e quattro le candelette. Un ottimo prezzo. Allora, ecco qua. Ok, naturalmente questa qua riesco a prenderla, vediamo un po', io mi aiuto. Vediamo se è una cavolata. Ecco qua, mi aiuto con un magnete. Ecco qua. Ragazzi, come potete ben vedere, le candelette vanno cambiate, perché poi, cioè, ora vi faccio vedere la differenza, perché poi uno dice, ma c'è bisogno di vedere, la macchina ha 145.000 km. Ecco qua, c'è una certa differenza. E allora ragazzi, io sulla filettatura, quindi in questa zona qua, applico sempre del grasso ramato. Un domani mi facilita lo smontaggio un attimino, ma proprio ragazzi un filo, cioè si vede proprio, vedo e non vedo ragazzi. Ok, sulla filettatura, basta, la candeletta è pronta per essere montata. Allora, io la monto dall'alto, ok, e la faccio scivolare nel naso, perfetto. Prendo di nuovo il prolunghino con il bussolotto e finché posso la avvito a mano. Ecco qua. Ok, arrivata battuta, passiamo a quest'altra, quindi la quarta è montata, passiamo alla terza, che come abbiamo detto si monta dalla distribuzione in poi, il nostro amico magnete, eccolo qua, anche questa ha vissuto giorni migliori. Sulla filettatura proprio per evitare i grippi, ci asciughiamo le manine,
ci vediamo sempre con il magnete per farla scivolare, vediamo un po'. Ok, rotondino. Grazie, questi lavori vanno fatti con molta pazienza, molta pazienza. Chi ha fretta consiglio di portarla direttamente da un meccanico. E anche questa è fatta. Passiamo alla seconda, che già avevamo allentato. Ok, è fuori. Ho fatto dietro, eccola qua. Ok, magnete. Ci vediamo con le nostre dita. Ok, anche questo, condizioni pietose. Allora ragazzi, questa è un'operazione che può fare chiunque, basta avere manualità, pazienza, ma soprattutto l'attrezzatura, perché ragazzi non vi nascondo che l'attrezzatura fa. Naturalmente per chi può e lo può fare, magari spende qualcosina in più e la compra buona, ma questi lavoretti così possono essere eseguiti tranquillamente anche con un'attrezzatura dal costo quasi irrisorio. Io gli attrezzi li compro buoni una volta e non li compro più. Anzi, vi consiglio, questo lo faccio dopo, ok? Vi consiglio di se vi capita, quando escono degli articoli per il fate te a Lidl, ora magari qualche purista, io compro solo Beta, io compro solo USA, quindi io ho molta attrezzatura di marca, marchi blasonati, e vi posso garantire che il cricchetto e queste chiavi qua con le prolunghe, a parte il bussolotto che è della Guerra, è Lidl. Usati, extrausati, si comportano benissimo. Un attimo, io prendo una pinza. Allora, pinza becchi lunghi, così vi aiutate, la sollevate piano piano, vediamo un po'. Forse vuole essere svitata un altro pochino, vediamo un po'. E noi la svitiamo. Sì, voleva essere svitata un altro po'. E l'abbiamo accontentato, dai. Aspettate un secondo, perché qua abbiamo un problemino. Ok, vediamo un po' cosa succede. Ok, e anche la prima candela è fuori. Guardate un po'. Queste candelette, signori, sono da buttare. Ok, aspettate che prendo. Eccola qua, l'ultima candela. Quindi, se vi capitano quei bei volantini del Lidl, naturalmente ragazzi sto facendo pubblicità, ma a me gratis non mi passano niente, ve lo ricordo sempre, perché qualcuno può pensare fa pubblicità al Lidl, gli mandano gli attrezzi gratis. No, finora ho sempre comprato tutto, finora mai nessuna ditta mi ha contattato. Saranno pochi gli iscritti, anzi ve lo ricordo, se ancora non siete iscritti iscrivetevi, se vi piacciono i miei video mettete mi piace, ma soprattutto con le critiche si cresce, e quindi accetto commenti di tutti i tipi, purché ci sia educazione naturalmente. Allora, ok, e anche questa è andata, perfetto. Allora, queste candelette li buttiamo qui, non si fanno più. Quindi signori, tutte e quattro le candelette sono nelle loro sedi. Ora andiamo a chiudere, cominciamo dal primo cilindro, come abbiamo detto prima, non a morte. C'è una coppia di serraggio, ma è talmente bassa che vabbè, voi sapete, in questo momento io
non uso la dinamometrica perché so a quanto li devo stringere. Ma voi magari vi scaricate il manuale di d'officina, vi dice la coppia in newton metri con il quale vanno serrate le candelette. Ok, questo è fatto. Questo è fatto. Questo è fatto. E questo è fatto. Perfetto. Allora, ora ultima cosetta, vediamo che RC226 per roba elettrica. Io do sempre una spruzzata all'interno leggera. Ok, che male non gli fa. Ok, perfetto. Anche qui qualcuno sicuramente dirà che è inutile. Va bene così, io lo faccio. Male non gli fa. E ritorniamo a inserire le pipette. Ragazzi, quando la pipetta è perfettamente montata, se ve ne accorgete che fa un tic. Ok, sostanzialmente sono come le candele delle macchine. Ok, faccio vedere ancora una volta in che stato erano le candele. Cioè, veramente, queste qua fra l'altro penso siano sempre originali o no. Sì, anzi no, queste mi sa che già gliele hanno cambiate una volta, o possono essere originali, non lo so. Comunque ormai la loro vita l'hanno fatta ed era giusta la sostituzione. Ok, allora questo lo leviamo, facciamo un avviamento, questo li togliamo, poi mettiamo in ordine. Allora, io l'ho fatto perché a seguito dell'eliminazione del DPF e la chiusura della valvola IGR mi si è accesa la spia delle candelette. Ora ho collegato il computer e mi dava effettivamente l'errore su le candelette, quindi preriscaldo candelette, ora errore non me lo ricordo perché c'è una numerazione particolare. Un attimino. Ok, facciamo una prova di avviamento, però io vi vorrei lasciare qui, vediamo un po'. Allora, mal che vada, si muove un pochettino il telefono, ovviamente sarà un po' rumoroso. Allora ragazzi, la spia è sparita, quindi abbiamo risolto il problema. L'avviamento è molto più veloce, quindi un ottimo lavoro come sempre. Va bene ragazzi, allora anche questo lavoro si è concluso.
Spero vi sia piaciuto il video e sia tornato utile a qualcuno, come sempre, perché io lo faccio per questo. Vi ricordo che se non siete iscritti iscrivetevi al canale. Se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace. Aspetto commenti di tutti i tipi e ci vediamo al prossimo video con la sostituzione di un altro elemento di, se vogliamo, di usura. Va bene? Al prossimo video, ragazzi. Ciao ciao.